Rete per riconoscere le differenze e garantire pari opportunità per gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Si chiama Napoli Diversity, è un progetto promosso dal Comune nell'ambito del POR Campania 2007-2013 e realizzato dal Centro di Ateneo Sinapsi della Federico II con le associazioni del mondo LGBT. L'obiettivo è favorire l'inclusione sociale di persone che sono spesso vittime di violenza e discriminazione per il proprio orientamento sessuale. A loro si rivolge un ampio programma di attività che prevede ascolto, accoglienza, informazione e ricerca e l'istituzione di un apposito sportello presso il centro Sinapsi in via Porta di Massa 1. Oggi essere una persona omosessuale, essere una persona transessuale non è più essere visto come un malato, ma come una persona che ha un orientamento sessuale, una delle tante possibilità che oggi la mente ha per poter avere un rapporto affettivo. Ed è importante che il Comune di Napoli, l'università, siano insieme alle associazioni per dare un'informazione corretta e soprattutto dare un aiuto poi alle persone LGBT. Oltre ad enti e associazioni, la rete di Napoli Diversity coinvolge più di 1.300 persone, tra docenti, studenti e operatori pubblici formati contro le discriminazioni. Oltre 100 sono gli accessi allo sportello e una sessantina gli esperti che offrono assistenza psicologica e legale ed informazioni sui servizi presenti sul territorio. Ero rettore 15 anni fa della Federico II quando nacque il centro Sinapsi su una mia iniziativa insieme a quella grande persona che è il professore Paolo Valerio e le difficoltà erano tante, eravamo molto ma molto indietro, oggi si è fatta molta strada. In occasione del convegno è stata annunciata anche la firma del protocollo tra Comune di Napoli e la Commissione Diritti Umani della città di San Francisco per iniziative di prevenzione e contrasto all'omofobia e alle disuguaglianze di genere. È stato presentato inoltre l'accordo tra Napoli e il Comune di Torino che punta al superamento delle discriminazioni per garantire a ciascuno parità dei diritti. Si fa un passo ancora in avanti sull'affermazione dei diritti civili nella nostra città, insieme a associazioni, istituzioni, il Comune di Napoli, l'Università, e noi siamo orgogliosi di essere avanguardia e prima linea nell'affermazione dei diritti civili in un comune. Laddove governo e Parlamento arrancano ci sono esperienze comunali come quella di Napoli, ma anche quella di Torino, visto che abbiamo firmato questo protocollo, che sono avanguardia nella lotta alle discriminazioni e nell'affermazione dei diritti costituzionali.